Una giornata all'insegna del sorriso e dell'allegria. L'entusiasmo dei volontari di Viviamo in Positivo Caltanissetta ODV ha regalato ai bambini presenti domenica 18 settembre dei momenti di grande divertimento insieme anche alle loro famiglie. I più piccoli sono stati coinvolti in giochi organizzati per loro, palloncini colorati a forma di spado di cagnolino, bolle di sapone, volti colorati grazie al trucco per bambini, un flash mob e tanta magia. Anche a Caltanissetta infatti è stata celebrata la giornata del naso rosso giunta alla 18ª edizione. Questa giornata è proprio mirata per questo, per arrivare alla sensibilità delle persone e far conoscere alla gente la nostra associazione, soprattutto in quale campi lavoriamo, perché molto spesso ci individuano come dei clown da festa, invece noi siamo clown di corsia, andiamo negli ospedali e laddove comunque c'è bisogno di un sorriso, quindi case di riposo, case per minori a rischio e naturalmente ovunque c'è bisogno di un momento di spensieratezza. Generalmente il beneficio che noi traiamo dalla persona è proprio riuscire a spostarli da quei pensieri quotidiani che sono comunque la malattia in quel caso, e quindi noi cerchiamo di distogliere l'attenzione su quel focus in modo da comunque liberare per un lasso di tempo minimo, perché comunque il nostro è un intervento che dura una giornata, noi andiamo negli ospedali la domenica pomeriggio, però in quel momento noi cerchiamo di alleviare più che altro la sofferenza e portare, come ho già detto, un momento di spensieratezza e di leggerezza. Con i loro nasi rossi e i camici colorati, con dei tratti ben identificabili, entrano nelle strutture ospedaliere non solo per portare momenti di positività, un'attività che richiede sempre il supporto di nuovi volontari. C'è bisogno sempre di nuovi volontari, perché così noi riusciamo ad ampliare i nostri servizi. E noi se manteniamo lo standard di servizi domenicalmente negli ospedali, ma noi andiamo anche nelle case di riposo e nelle case per minori a rischio, e in questo caso abbiamo bisogno di più volontari in modo che avviene la turnazione e il volontariato diventa un momento di leggerezza non solo per chi lo riceve ma anche per chi lo effettua.